Il Pucetta è alla ricerca del riscatto dopo il passo falso di Scafa, mentre il Torni in Parte cerca continuità dopo il successo sul quotato San Gregorio. Mister Giannini recupera Andrea Tuzzi, ma deve fare a meno di Carosone, Castellani e Paris. Assenze pesanti che portano il tecnico a schierare 5 fuori quota nell'11 iniziale. Sander a sua volta si affida all'esperienza di Battista, Di Marzio e Coletti. La prima emozione è di marca gialloblu e la regala l'esordiente classe 2005 Fernando Bernabale, al quarto d'ora di gara con un tiro cross teso che impegna Ludovisi in un'uscita con i pugni. Rispondono gli ospiti 3 minuti dopo con un colpo di testa di Capitan Di Battista da corner di Cicchetti, ma la conclusione è debole. Al 20esimo occasionissima per il Pucetta, da un corner battuto da Ricardinho, Nazzicone conclude al volo, il pallone rimbalza su Di Battista prima di finire sul palo. Minuto 23 e Civic dalla distanza scalda i guanti di Brassetti. 5 minuti dopo Capitan Di Marco imita Civic ma lo fa da una distanza maggiore. Anche in questo caso il pallone è facile preda di Ludovisi. Sul capovolgimento di fronte la sfera giunge a Coletti, destro la sua terra ma il pallone termina la sua corsa sul fondo. Al 37esimo ottimo inserimento di Pascucci che cerca l'incornata di Vinicius. Il brasiliano trova l'impatto con la sfera ma non la porta. 3 minuti dopo, sempre alla sinistra, questa volta è Tavani a mettere al centro il pallone. Vinicius conclude a botta sicura ma Parisi è bravo a salvare la porta di Ludovisi. Sempre Vinicius al 42esimo non riesce a finalizzare di testa il buon lavoro di Massimiliano Tuzzi. Si rivede poi il Torni in Parte al 44esimo con Ugwuoke, ma il pallone sorvola la porta di Brassetti. Con le immagini passiamo alla ripresa. Da un corner di Ricardinho al 49esimo la sfera giunge sulla testa di Vinicius, che però non inquadra la porta. Un minuto dopo Cicchetti cerca la conclusione alla distanza, ma Brassetti è bravo a distendersi e ad evitare la rete. Al 55esimo Pascucci da calcio di punizione del vertice dell'area cerca la porta e non la trova per pochissimi centimetri, con la sfera che sorvola di poco la traversa. 3 minuti dopo ci prova anche Massimiliano Tuzzi dai 20 metri, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Al 63esimo Di Marzio pesca Paiola in area, che è bravo ad inserirsi e a mettere al centro per Rovo, che davanti a Brassetti deposita il pallone in rete per il vantaggio ospite. Grande esultanza della formazione di mister Sanderra. Poco dopo, episodio dubbio. Ricardinho, davanti a Ludovisi, viene steso in area da Parisi. Per Piscopiello di Chieti e l'assistente di Nardo Di Maio è tutto regolare. L'azione prosegue ed in contropiede Paiola ha la chance dello 0-2, ma Andrea Tuzzi è bravo a recuperare e a deviare il pallone in angolo. Al replay le immagini lasciano solo intuire il contatto tra Parisi e Ricardinho. Quello che stupisce però è l'atteggiamento dell'arbitro, che porta il fischietto in bocca prima di decretare l'azione regolare. Alla mezz'ora Tavani pesca Ricardinho in area che controlla la sfera e conclude, il pallone però termina al lato. Sul corner seguente Marianella di testa trova la deviazione ma il pallone sfila sul fondo a fil di palo. 2 minuti dopo Ricardinho entra in area dalla destra e tenta una conclusione a giro che esce di poco. Al 79esimo Tavani mette in mezzo per la testa di Vinicius ma come nel primo tempo il pallone termina sul fondo. Allo scadere su punizione Cicchetti cerca di sorprendere Bassetti che però è attento. Finisce qui con una sconfitta immeritata per il Pucetta che può recriminare sul legno e sul rigore negato. Per il Torni in Parte 2 vittorie di fila che danno ossigeno per la lotta salvezza. Ascoltiamo ora le parole di Luca Sanderra, tecnico del Torni in Parte, e Antonello Cellini, direttore sportivo del Pucetta Calcio. Mister Sanderra, seconda vittoria di fila dopo quella di San Gregorio, 1-0 qui ad Antrosano contro il Pucetta, una partita sbloccata da una zampata di Rovo, 3 punti importanti. Importantissimi per la nostra classifica, per il nostro morale, per la nostra realtà che chiaramente vede sempre tantissimi giovani nel roster, quindi siamo molto contenti. Seconda sconfitta per 1-0 del Pucetta, una gara decisa da Rovo con anche il rigore concesso al direttore di gara, inoltre il palo colpito nel primo tempo, insomma una partita storta. Sì, perché quando nascono storte non possono che finire dritte, quindi è così, purtroppo stiamo passando un periodo un po' sfortunato e con la mancanza di risultati, poi più in là sicuramente girerà a nostro favore.